Radio Due Laghi News. Ed eccoci tornati, cari amici di Radio Due Laghi. Prosegue il nostro viaggio musicale, prosegue il nostro viaggio nella musica emergente. È un artista del quale abbiamo parlato parecchio. Lui è Francesco Angelucci, che proprio qualche mese fa ha pubblicato un videoclip di un singolo davvero molto particolare. Penso si intitola Sunrise. E noi abbiamo Francesco ai nostri microfoni. Buongiorno. Ciao, saluti a tutti. Eccoci, Sunrise, una bella canzone che parla proprio del momento forse più bello della giornata, il sorgere del sole. Ma sì, io diciamo che l'alba mi ha sempre suscitato particolare interesse, perché ho sempre trovato interessante il fatto che sia l'inizio di un nuovo giorno, il fatto che sia il buio che si dirada per far spazio alla luce, quindi è sicuramente è poi anche una metafora un po' del fatto che quando nella vita finisce il buio spesso si di fronte a un nuovo inizio, a un nuovo giorno. È sicuramente è una metafora che mi piace molto, e quindi l'alba è una filosofia nella quale credo molto. Quando hai composto il brano? Il brano l'ho composto quando avevo 19 anni, in un momento particolare, in un momento diciamo dove proprio una mattina non riuscivo a prendere sonno, mi sono svegliato presto, proprio perché ero emozionato dall'idea che quel giorno sarei andato comunque a rincontrare una persona che non vedevo da parecchio tempo, e quindi fondamentalmente guardando l'alba mi immaginavo come sarebbe andato il giorno che stava arrivando, e in quel momento ho scritto Sunrise. La settimana è andata poi come te lo aspettavi? Ah, su questo non rilascio commenti. Ci sta, dai. Ma senti, ma parliamo di te, anche di quella che è la tua passione musicale. Quando hai capito che la musica sarebbe stata la tua compagna di vita? Ma allora, io ho cominciato a appassionarmi di musica più o meno all'intorno ai 12-13 anni, quando per Natale ho ricevuto come regalo il primo album delle Vibrazioni. Era il 2003-2004, adesso non ricordo bene, e da lì comunque ho cominciato ad appassionarmi alla musica. Ho cominciato a suonare la chitarra a 15 anni più o meno, poi ho avuto una breve parentesi come bassista in una band pop punk più o meno a cavallo fra i 18 e i 19 anni, poi con l'avvento dell'università un pochino ho interrotto, per poi riprendere qualche anno dopo con la produzione di pezzi che spero di portare avanti ancora per un po'. Tra l'altro, il brano è stato registrato al San Luca Sound di Bologna, quindi diciamo uno studio anche piuttosto importante per la città e anche per la musica italiana. Sì, la San Luca Sound di Bologna, nella quale sono stato introdotto grazie a Riccardo, che è colui che canta Sunrise, che lui aveva già registrato dei pezzi presso la San Luca Sound, e quindi mi ha presentato a Renato e Manuel, che sono i ragazzi che lavorano lì, che devo dire con i quali mi sono trovato veramente molto bene, sia a livello di persona che a livello professionale. Senti, ma è curioso il fatto che tu hai scritto il brano, tu sei anche protagonista del videoclip del quale poi parleremo, e poi invece il brano è cantato da Riccardo Marchetti. Come mai questa scelta? Ma in realtà, perché fondamentalmente il brano è nato così, nel senso che io questo è un pezzo che ho composto da solo a 19 anni, quando ancora Riccardo non lo conoscevo. Poi, più o meno intorno ai 21-22 anni, a Bologna ho conosciuto Riccardo, per puro caso, tramite un annuncio su internet, tramite il quale lui cercava componenti per mettere su una band. Io ho risposto, ci siamo incontrati, e quindi io gli ho parlato di questo pezzo che avevo e gli ho proposto di cantarlo. Lui ha accettato e abbiamo provato insieme questo pezzo in una saletta anche con altri ragazzi, e da lì fondamentalmente Sunrise ha preso forma. Riccardo ha introdotto alcune particolarità al pezzo, come del resto alla fine poi è diventato. Cioè, Riccardo ha introdotto alcune novità. E quindi il pezzo è nato così, e quindi alla fine abbiamo deciso di lasciarlo così. Molto bene. È un pezzo molto interessante, accompagnato da un videoclip dove tra l'altro si vede l'alba e si vede l'alba in tutto il suo splendore. Sì, anche il videoclip è sicuramente venuto molto bene. Devo dire che è un videoclip che ci ha fatto un po' penare, nel senso che abbiamo dovuto rinviare 2 o 3 volte per problemi atmosferici, perché sicuramente non ha molto senso fare un videoclip che si chiama Sunrise e poi il sole non si vede. Quindi 2 o 3 volte abbiamo dovuto rinviare il tutto per problemi climatici, però alla fine, come si suol dire in questi casi, la bellezza richiede tempo, e diciamo, le attese sono state sicuramente premiate. Ecco.
In effetti sì, il risultato è davvero molto particolare e anche le visualizzazioni non sono male, proprio perché comunque stai ottenendo un ottimo riscontro. Ma diciamo che sì, adesso sono passati 3 mesi da quando ho pubblicato il videoclip, siamo arrivati a quasi 2000 visualizzazioni, intorno a 1940, adesso il numero esatto non me lo ricordo, però sicuramente per un'emergenza non è male, e comunque alla fine è sicuramente un buon risultato che ha superato di gran lunga le aspettative. Molto bene, molto bene. Poi tra l'altro sono belle anche le location in questo caso, quindi appunto San Marino, Bologna, Rimini, no, bello, molto interessante. Ma senti, ma tornando a te, hai in programma qualcos'altro? Hai in programma qualche nuovo progetto? Ma sì, adesso io ovviamente nella vita non faccio musicista, nella vita sono uno studente di legge e nei momenti liberi mi dedico volentieri alla musica. Sì, comunque ho altri progetti in lavorazione, sto già lavorando al secondo singolo che vorrei pubblicare, la lavorazione procede bene, nel senso che la musica è praticamente finita, il testo è praticamente fatto, ora bisogna soltanto registrarle e poi seguire l'iter che ha preceduto la pubblicazione di Sarres, anche lì registrazione, realizzazione del videoclip, insomma cose varie. Molto bene, anche in questo caso appunto io non posso che farti i complimenti in bocca al lupo. Prima di chiudere, una curiosità, perché certo, in inglese e non in italiano? Ma fondamentalmente perché io ho sempre scritto in inglese, no? sin dai tempi diciamo remoti, anche perché l'inglese è, se vogliamo, sicuramente più facile per scrivere le canzoni in quanto è più musicale, però adesso non escludo che in futuro possa anche cambiare registro e scrivere in italiano. Chi può dirlo? E noi siamo qua e siamo pronti anche a, come dire, anche ad ascoltare quelli che saranno i tuoi nuovi prodotti, i tuoi nuovi progetti. Grazie mille a Francesco e spero che arrivino presto. Grazie mille a Francesco Angelucci. Ultima cosa, ti chiedo di annunciare il brano come se fossi tu uno speaker di Radio Due Laghi. Ok, allora, cari spettatori di Radio Due Laghi, questa è la bellissima Sunrise di Francesco Angelucci. You couldn't sleep tonight. How much time did you wait for today? 5 o'clock in the morning, house out of the window. Your problems seem so far away. You're feeling so strong while the sun is rising. Now with the present, tomorrow can wait. Look at it out of the city, bright at the stars. This could be an illusion, this could be the truth. Today your best dream could be realized. This could be the sunrise of the greatest day of your life. The clock is working too slow, spending time counting the last. Your body's on movement, mind in agitation. A memory's coming back from your past. You're feeling so strong while the sun is rising. Now or the present, tomorrow can wait. Look at it out of the city, bright as the stars. This could be an illusion, this could be the truth. Today your best dream could be realized. This could be the sunrise of the greatest day of your life. Fly, fly, fly. And I hope, I believe that another sign is going to be real in my mind. After years, after season, my face is changing, but my heart is always the same. And I want you, I miss you, and now I could meet you again today. Today. Get it out of the city, bright as the stars. This could be an illusion, this could be the truth. Today your best dream. Could be the sunrise of the greatest day.
Radio 2 Laghi News.